Benissimo, mi divideo per vedere come usare Fotopea per correggere delle foto, fare il restauro di foto antiche. Prendiamo che eventualmente siano distrutte con dei segni, dei marchi, qualcosa. Quindi prendiamo fondamentalmente la foto classica, quella che abbiamo visto che aveva tanti graffi, e di provare a trascinarla dentro Fotopea. A questo punto lo strumento principe che useremo è lo Spot Healing Brush. Tra parentesi, se non lo trovate, c'è anche da qualche parte, qua c'è un linguaggio italiano, e quindi lo strumento in italiano, se tenete premuto, si dice pennello correttivo al volo. Ora, come usare il pennello correttivo al volo? Dunque, come vedete, c'è questo cerchietto. Questo cerchietto si può allargare con la parentesi quadra, quindi se io premo parentesi quadra vedete che si amplia, o restringere con la parentesi quadra aperta e chiusa. Provate un attimo, quindi trovate le dimensioni giuste e poi tenete conto che lui opera nella direzione in cui viene posto. Quindi se noi vogliamo togliere ad esempio questo pezzo qua, dobbiamo prenderlo relativamente grosso, e poi lo giriamo così. Quindi, come vedete, ha tolto il nostro difetto. Stessa cosa possiamo fare anche questa. Quindi prendiamo questo e facciamo così. E possiamo farlo su tutte le nostre graffi che abbiamo sulla nostra cosa. Cerchiamoci soltanto di averlo sufficientemente grande per coprire, diciamo, tutta la nostra graffia. Okay? Quindi andiamo avanti sicuramente così. Ecco, tenete conto che se questo è il grafico, se voi fate così, non viene risolto. Quindi per risolverlo correttamente, CTRL-Z, dovete farlo lungo la direzione del grafico. Quindi tra l'altro se lo fate qua, vedete che sparisce tutto. Quindi abbastanza grosso, diciamo, si può fare anche volendo può lavorare anche qua, quindi togliamo questi difetti qua. Ecco, questo è un po' grosso, quindi non fatelo troppo grosso perché può impiegarci un po'. Ok? Facciamo ancora questo. Ok, e poi volendo fare così, ok? Praticamente la direzione in cui prendete praticamente esprime più o meno il come viene corretto, quindi viene corretto praticamente partendo da quello che c'è lungo quella direzione, ok? Quindi possiamo fare la stessa cosa qua, e così via per tutti i difetti che trovate. Quindi facciamo ancora qua, ok? Qui c'è il CTRL-Z, quindi qua praticamente bisogna farlo con cautela, quindi prenderlo da qua. Tenete conto che più è largo questo pennello e più in realtà l'effetto è evidente. Qual è l'effetto sostanzialmente, per chi non lo capisse? È che praticamente cerca di prendere tutti i pixel attorno e cerca di rendere più o meno coerente con i pixel attorno. Allora, questa qui è la più difficile, quindi proviamo a fare così e vediamo se cosa fa qua. Ecco, come vedete qua è un po' impegnativa, quindi o si lavora proprio di fino, quindi si prende un pennello proprio molto piccolo, in modo tale, ecco, vedete, cioè, verrà sempre un po', insomma, non viene bene questa parte qua, quindi bisogna correggerla in un altro modo, ma fondamentalmente se noi facciamo così, no, così lo cancella praticamente, dovremmo fare praticamente con una cosa del genere, però vedete che ormai questa sopracciglia è andata. Comunque il concetto fondamentale, infatti nella correzione che fa lui, prende praticamente l'altra sopracciglia e la riporta su questa sopracciglia invertendola, però avete capito praticamente come funziona. Quindi togliamo ancora soltanto questo coso qua, ok? Se volete anche questi difetti qua, togliete
tutto quello che vi sembra che sia fatto male. Come vedete abbiamo un controllo totale sul modo in cui viene corretto. Adesso non è la perfezione quello che vi sto facendo vedere, però la differenza fra questo e il documento originale è già più che evidente. Quindi vedete che siamo praticamente soltanto usando il cerotto, questo cerotto qua, riusciamo a recuperare tantissimo. E quindi è tutto per adesso. Ciao.